31esima giornata nella Serie D, Avezzano Recanatese 3-0, Jesina Olimpia Agnonese 2-1, Matelica Campobasso 2-1, Monticelli Nero Stellati 1-1, Pineto Castelfidardo 2-0, San Marino L'Aquila 2-3, San Giustese San Nicolò 0-2, Vastese Francavilla 1-2 e Vispesaro Fabriano 3-0. Per una classifica che vede in testa il Matelica 68 punti, Vispesaro 67, Avezzano 55, L'Aquila 51, Pineto e Vastese a 50, San Marino 48 punti, Francavilla 47, San Giustese 45, Castelfidardo 43, Recanatese 37, Campobasso 36 punti, Olimpia Agnonese San Nicolò a 34, Jesina 33, Monticelli 27, Fabriano 19, chiude Nero Stellati a 16 punti. Eccellenza, 28esima giornata, Alife Vasto Girardi 1-5, Termoli Boiano 0-4, Riccia Isernia 1-5, Gambatesa Frentania 3-2, Guglionesi Venafro 1-0, Sesto Campano, Campobasso 1919 2-1, Spinete Campo di Pietra 0-0, Vulcania, Treppini Matese 1-2. Isernia in testa 74 punti, Vasto Girardi 71, Guglionesi 56, Venafro 54, Termoli 49 punti, Treppini Matese 48, Riccia 36, Frentania 35, Sesto Campano 33 punti, Campo di Pietra e Gambatesa 32, Alife Boiano 29, Vulcania 22, Spinete 21, Campobasso 1919 13 punti. In promozione Matese e Carovilli 4-0, Molise Casalnuovo 7-1, Pietramonte Corvino Ferrazzano 1-0, Chieuti Baranello 4-2, Roccasicura Criternina 4-0, Roseto Termoli 2016 4-0, Santeliana Castelmauro 1-0, Ururi Comprensorio Vairanese 3-2. Per una classifica Matese 66 punti, Pietramonte Corvino 61, Roseto e Roccasicura 56, Ururi 52, Comprensorio Vairanese 48, Baranello 37, Santeliana e Molise a 36 punti, Castelmauro 35, Chieuti 30, Cliternina 29, Ferrazzano 26, Termoli 2016 e Carovilli a 22, chiude il Casalnuovo 14 punti. Una domenica incredibile per il Matelica che batte il Campobasso 2-1 dopo essere andato sotto di una rete nel primo tempo. Sono i gol di Dappoloni e Gabbianelli in pieno recupero che, oltre a regalare la rimonta, regalano anche un successo che fa scatenare i padroni di casa al triplice fischio, con un intero stadio pronto a gioire e a festeggiare per una vittoria al Cardio Palma. Cronaca: Tiozzo schiera il giovane Cuccato al centro della difesa al fianco di Messina, con i terzini Brentan e De Gregorio a completare la retroguardia. Losicco è a centrocampo insieme a Malagò, mentre Tonelli con Angelilli e Oliveira forma il trio alle spalle di Magrassi. Parte meglio il Matelica, che ha la sua prima occasione al settimo, quando Tonelli in area va alla conclusione, ma Landi distinto respinge. Poi Losicco recupera palla sul limite dell'area e la sua conclusione finisce fuori. Al dodicesimo, sullo sviluppo della punizione di Losicco, Cuccato di testa manda fuori di poco. Pericoloso Angelilli al diciannovesimo, che all'altezza del dischetto spedisce la sfera sopra la traversa. Bella giocata di Tonelli al ventitreesimo, ma la sua conclusione finisce ad accarezzare il palo. Il Campobasso alla prima vera occasione si porta in vantaggio. È il trentatreesimo e Corbo, il migliore dei suoi, crossa in area per Marzano, che infila l'1-0. Forte del vantaggio, il Campobasso prende coraggio e ancora Corvo al 41esimo in area va al tiro spedendo la sfera alta. Nella ripresa le squadre tornano in campo con gli stessi 11 del primo tempo. Si fa vedere Balestrieri al 14esimo, De Malia con una gran parata si salva.
palo del Campobasso al 15esimo, quando Elefante con un pallonetto da 50 metri colpisce il legno. Ancora Matelica al 16esimo, Messina serve Angelilli che risponde in area, ma Landi protegge il vantaggio dei suoi. Da Polonia appena entrato si fa vedere al 20esimo, mandando la sfera di poco sopra la traversa. Al 30esimo Gabbianelli, anche lui appena entrato, serve subito De Gregorio che crossa in area per la testa di Magrassi, ma la sfera finisce sopra la traversa. Quindi al 45esimo il rigore per il Matelica. Chiere Mateng è atterrato in area da Del Prete che si guadagna il rosso diretto e l'arbitro indica il dischetto per i padroni di casa. Dagli 11 metri da Polonia non sbaglia e infila l'1-1. Il Matelica ci crede fino in fondo e gli ultimi minuti sono proprio per i padroni di casa, tutti in avanti, decisi a provarci. Così al 48esimo Gabbianelli con un bel sinistro da 20 metri non lascia scampo a Landi e sancisce così la rete del finale 2-1 che fa letteralmente esplodere lo stadio per una rimonta e una vittoria all'ultimo respiro. Una vera e propria dimostrazione di forza. L'Avezzano, visto oggi contro la Recanatese, ha confermato di scoppiare di salute e di aspirare al terzo posto avendo tutte le carte in regola per riuscirci. Si inizia con due premiazioni riservate ad Alessandro Bianchi, fresco campione d'Italia sui 100 metri stil libero di nuoto e rappresentante della Pinguino, e dell'altrettanto giovanissimo Luigi De Foglio, un ragazzino di Magliano De Marzi, che si sta affacciando con successo nel difficile campo del pugilato. Va bene che bisogna fare le dovute proporzioni, ma l'Avezzano non sembra accusare minimamente le assenze, che pure sono importanti, ma due le accusano anche i marchigiani. La prima palla gol la manca Dos Santos, che riceve, avanza e va al tiro, ignorando Cerone che corre al suo fianco, sfera che lambisce la base del palo e si perde sul fondo. Passano altri 10 minuti e l'occasione stavolta è ancora più clamorosa. Imbucata al bacio di Besana e mentre tutti già si apprestano ad esultare, la conclusione del brasiliano è quella che vi abbiamo appena mostrato. La risposta, abbastanza timida dei giallorossi, è in questo tentativo di Giaccaglia che vede Lombardi rifugiarsi in calcio d'angolo. E poco dopo la mezz'ora Capezzale rimedia il secondo giallo e viene espulso e da questo momento in poi la Recanatese sarà costretta quasi soltanto a subire. 32esimo, palla da sinistra a destra per Pellecchia che offre la conclusione a Cerone, il cui destro risulta impreciso. Spingi e spingi, al 37esimo l'Avezzano passa in vantaggio. Lombardo va sul fondo e crossa per la testa di Dos Santos che incorna bene e mette nel sacco. In chiusura di tempo da registrare un aggancio di Pera in area, ma il controllo non è pari alle intenzioni. E passiamo alla ripresa, si incomincia con un altro tiro di Dos Santos che però conclude troppo centralmente e con poca forza. Altri 3 minuti e l'Avezzano raddoppia, lancio per Deramo che rientra sul destro e invita Cerone al tiro. Il sinistro del numero 10 è di precisione chirurgica e Piangerelli è battuto per la seconda volta. Quello dell'Avezzano diventa un monologo e su invito di Pellecchia nuovamente il brasiliano a sfiorare il palo. Altro giro di lancette e Pellecchia lavora un buon pallone, salta l'avversario e chiede a Dos Santos la finezza del colpo di tacco, ma i difensori giallorossi si dimostrano abbastanza attenti in questa circostanza. Una traversa colpita da Senigallesi al 17esimo con un destro al volo dall'interno dell'area che forse avrebbe meritato miglior fortuna. E poi ancora un esterno destro di Pera che senza la provvidenziale deviazione di un difensore forse sarebbe finito dentro. Qualche minuto ancora e alla mezz'ora esatta Cerone chiude i conti, prendendo palla sulla tre quarti per poi avanzare e infilare sotto l'incrocio dei pali. Il resto è pura accademia, o quasi, anche se Di Curzio cerca caparbiamente il sigillo personale con questo tiro che spedisce la sfera a lambire il palo alla destra di Piangerelli.
Ormai è diventata una consuetudine, come un orologio svizzero, il San Marino distrugge in casa quello che costruisce fuori. Lo scontro diretto playoff va all'Aquila, società in piena crisi economica e nel dopopartita presa di posizione del tecnico Battistini. La partita si accende grazie al primo regalo della difesa del Titano, che si complica la vita su lettura semplice e garantisce all'Aquila lo sviluppo a destra, che porta Padovani al controllo, e alla battuta rete Donini capitola una prima volta. La reazione immediata e concreta della squadra di Medri certifica il buon momento di salute di una formazione che viene da 3 vittorie consecutive. E ancora Gianluca Bugaro a trovare la stoccata vincente, dura non più di 3 minuti. Il vantaggio rosso-blu dopo il gol, il San Marino si scioglie e in più di una circostanza rischia il sorpasso. Nappello in mezzo, Guidi non ci arriva per questione di centimetri. Poco dopo è lo stesso Guidi a confezionare l'assist per Zekiri. Il centrocampista calcia alto da posizione interessante. Finale di tempo emozionante, prima è l'ex Caffiero a farsi luce ma a non trovare lo specchio della porta, è solo esterno della rete. Di là, da palla inattiva, prima Zekiri, poi Di Maio fanno fare un figurone al portiere Farroni, che si oppone alla grande. Il Titano si espone per una disposizione spesso non corretta della difesa, e l'autore del gol Padovani a divorarsi il raddoppio con un pallonetto che termina alto. Ripresa, episodio dubbio in apertura, Ibe di testa riporterebbe in vantaggio l'Aquila se non fosse per un fischio dell'arbitro che annulla per un fallo del capitano Pupeschi su Pestrin. Punito con il giallo, il capitano rosso-blu è anche rischiato per le reiterate proteste. Proteste che continuano e portano anche all'espulsione di un componente della panchina abruzzese. Medri, molto solerte nelle sostituzioni vincenti a Recanati, si complica la vita da solo andando a rimodellare una difesa che non era certamente trascendentale, ma che in qualche modo aveva retto. Dentro Cevoli e difesa 5 per proteggere un risultato positivo e per reprimere la disinvoltura dell'Aquila, ed invece succede che l'idea strana per uno come Medri risulta un favore agli avversari. Cevoli è tutt'altro che irreprensibile su Boucher, che lo brucia in velocità e va a mettere alle spalle di Donini. A questo punto l'Aquila dilaga, approfittando delle ripetute dormite della difesa del Titano. Doppietta per Padovani e tris rosso-blu a 10 dal termine. L'orgoglio biancazzurro è salvato da Ceccarelli, che di testa a 2 dai 90 regolamentari non fa altro che aumentare i rimorsi. Domenica il San Marino dovrà cercare nuova gloria in trasferta sul campo dell'Avezzano, terzo in classifica, se vuole credere ancora all'obiettivo post-season al San Marino Stadium. L'Aquila batte San Marino 3-2. Lotta, soffre e vince la Jesina in quello che classifica alla mano poteva essere considerato un match chiave in ottica salvezza. 2-1 il risultato finale al Carotti dopo un match dalla grande intensità e adatto soltanto ai cuori forti. Problemi di formazione per mister Di Donato, che deve rinunciare agli squalificati Magnanelli e Giorni, con Carotti in panchina viste le precarie condizioni fisiche. L'Agnonese viene a Jesi con un 4-3-3, mister Di Meo è squalificato, al suo posto Antonio Dall'Oglio, e davanti, dicevamo, il temibile Santoro a creare problemi alla difesa leoncella. La Jesina ha un solo risultato, la vittoria, per continuare a sperare, e fin dall'inizio del gioco cerca di raggiungere questo obiettivo. La partenza è sprint per la Jesina. Al 9° minuto, dopo un'azione un po' confusa, Pierandrei dal limite dell'area cerca il sinistro Vincente. Bella la botta, ma la palla si stampa sul palo. Due minuti dopo il vantaggio jesino. Trudo viene servito in velocità da Valdés. Il centravanti Leoncello beffa sullo scatto i centrali molisani e trafigge Fagliella. 1-0 Jesina e gol classico in stile Kevin Trudo. Non molla la presa la Jesina, anzi se possibile aumenta i ritmi per andare a cercare il raddoppio, che arriva al 23°. Trudo recupera palla sull'estrema sinistra del campo, la gira a Valdés, che da posizione defilatissima trova il colpo della domenica a sorprendere un Fagliella poco attento. Da apprezzare in ogni caso la giocata del numero 10 Leoncello, 2-0.
Al 32esimo ancora Jesina, punizione dalla tre quarti di aprile. In un primo momento la retroguardia molisana riesce a spazzare, ma la palla viene rimessa in gioco da Calcina e ancora Trudo che salta in alto a cercare l'inzuccata decisiva, ma Faiella questa volta si fa trovare pronto. Allenta la presa un attimo la Jesina e sul finire del tempo l'Agnonese accorcia le distanze. Al 41esimo De Stefano scodella la palla sul secondo palo, arriva Guerra che impegna Tavoni in un primo intervento, ma poi il portiere jesino non può nulla sulla seconda conclusione di Santoro. 2-1 finisce il primo tempo. Nella ripresa si capisce sin da subito che la Jesina dovrà soffrire. È imponente la reazione dell'Agnonese che prova a schiacciare sulla propria tre quarti la Jesina. Tanta mole di gioco ma occasioni da gol col contagocce. Al 20esimo è Giglio a provare il tiro a giro ma la sfera finisce di poco a lato. 5 minuti dopo un'azione insistita da parte dei molesiani con Niang che ha la palla buona per raggiungere il provvidenziale pareggio ma Calcina si esibisce in un recupero difensivo super e la Jesina si salva. Davvero bello e importante l'intervento difensivo di Yuri Calcina a salvare i Leoncelli. Inizia il tourbillon dei cambi, l'Agnonese chiude la Jesina nella propria metà campo di gioco, la Jesina prova a ripartire in contropiede e il brivido è al 92esimo. Punizione per l'Olimpia Agnonese, è Ceria a calciare, la palla supera la barriera, Tavoni è battuto e centra il palo. Sulla respinta si fionda a Bochelet che trova il gol ma il segnaline segnala l'offside. Si salva quindi la Jesina e la partita finisce sul 2-1 per i Leoncelli, vittoria d'oro dicevamo per gli uomini di mister Di Donato che ora possono affrontare il derby con il Castelfidardo di prossima settimana con maggiore tranquillità mentre si inguaia la situazione dell'Olimpia Agnonese che ora è anch'essa nella morsa delle squadre che cercano la salvezza. Ribadiamo il finale da Jesi, Jesina batte l'Olimpia Agnonese 2-1. Monticelli e Nero Stellati si sfidano allo stadio Pirani di Grotta a Mare nel contesto della 31esima giornata del girone F di Serie D. Mister Salloni non ha a disposizione Galli. In avanti con Margarita viene schierato Ciabuschi. Al primo minuto proprio Ciabuschi fa viaggiare sulla destra Aloisi. Conclusione interessante rasoterra che però sfila a lato. Ancora il Monticelli con questa percussione di Margarita. Tutto solo verso la porta, lo stende con un fallo al limite dell'area apparente, ma l'arbitro russo di Torre Annunziata lascia correre l'episodio molto dubbio. Si fa vedere la squadra di mister Di Corcia con Bruni che tocca per Conè, ragazzo di Castel di Lama, il suo sinistro va a sbattere sui cartelloni pubblicitari. Poco dopo la mezz'ora Fazzini, le sue finte, arriva in area di rigore, prova a concludere ma viene ostacolato dal numero 32 Masiero che gli trattiene la maglia ancora una volta. L'arbitro lascia correre, ennesimo episodio dubbio. Bassini su calcio piazzato, conclusione insidiosa, si salva in corner. L'estremo difensore della Nero Stellati, classe 1998 dalla bandierina, va Margarita, deviazione vincente di testa di Vallorani e il Monticelli passa in vantaggio. Con merito il colpo di testa da parte dell'esterno destro, classe 1996. Nella ripresa vengono inseriti per la Nero Stellati Del Gizzi e Cicconi al posto di Masiero e Giallonardo. Al minuto 53 c'è questo scambio veloce tra Uwaci e Bruni e proprio l'attaccante classe 99 brucia Marani sul primo palo 1-1. Arriva il pareggio degli abruzzesi ma il Monticelli non ci sta. Lancio dalle retrovie di Sosi per Margarita, pallonetto delizioso col destro che colpisce la parte alta della traversa. Si dispera il numero 10 biancazzurro, torna in avanti anche la Nero Stellati con questa combinazione vincente tra Uwaci e Cicconi. Nessun problema per Marani, torna a premere però la squadra di Stallone sostenuto da un buon pubblico. Margarita servito da Fazzini arriva in area di rigore, poi però il suo assist per Ciabuschi è troppo potente.
sempre Margarita che supera avversari come Birilli. Vince anche il contrasto con Bizindu, arriva in area di rigore, destro secco, che parente devia in corner, poteva fare meglio l'ex fantasista dell'Ascoli Calcio. Calcio piazzato ancora di Margarita, raso terra ma velenoso, parente in qualche modo riesce ad opporsi, poi spazza via Bizindu. Aumenta il forcing dei padroni di casa, sempre Margarita si porta il pallone sul sinistro, la sua conclusione però si impenna sopra la traversa. Margarita è lui il grande protagonista, il traversone dalla destra viene raccolto da Gesuè, parte un altro cross morbido per la testa del neoentrato Petrarulo, grandissima parata di parente che dice no. Sempre Monticelli, Muci per Margarita, l'assist per Gesuè, sinistro interessante ma ancora una volta parente dice no, poi Capitan Sosa in proiezione offensiva, il suo cross basso viene allontanato da Pacella. Sfortunato il Monticelli, è grande protagonista parente. Al minuto 86 però c'è questa sciocchezza di Margarita che scalcia il difensore Puglielli che gli aveva trattenuto la maglia, rosso per Margarita, giallo per Puglielli e il Monticelli resta in 10. Ma con il cuore, con l'orgoglio, la squadra di Mister Stallone prova ad ottenere i 3 punti con Sosi. Ancora una volta questa azione personale del capitano, lo scambio con Bracciatelli. Poi però sul più bello viene chiuso dai difensori in maglia nera. Nel finale si fa vedere anche la Nero Stellati con questa conclusione da parte di Del Gizzi che termina però out. L'ultimo tentativo è per Petrarulo dalla distanza col destro, nulla di fatto. Termina con un pareggio che serve a pochissimo alla Nero Stellati che viene retrocessa aritmeticamente in eccellenza. Il Monticelli invece sale a quota 27 punti in classifica e continua a sperare in vista del prossimo match sul campo dell'Agnonese. Sognando i playoff, la doppietta di Tomassini e la ripresa consegna all'intera posta al Pineto, che insegue l'Aquila al quarto posto, distante una lunghezza. Sarà dunque decisivo il derby di domenica prossima allo stadio Gran Sasso d'Italia. Pronti via e subito i biancazzurri ci provano dopo un giro di lancette. Cercelluti per Tomassini, tocco sotto che pesca di Renzo, briviti per Bottaluccio. L'11 ospite si affaccia al quarto d'ora col solito Montagnoli, conclusione precisa di prima, Giachetta attento blocca la sfera. Sempre il bomber dei marchigiani ci riprova 3 giri di lancette dopo, anche questa volta il portiere di casa non si fa sorprendere. I biancazzurri non stanno a guardare, al 25esimo Cercelluti non pesca Tomassini per questione di centimetri. Ancora Pineto su calcio d'angolo, prima di Renzo viene murato e sul proseguo dell'azione Pezzotti pennella per Tomassini che sfiora soltanto, monologo dei padroni di casa. Cross al centro, questa volta è Cercelluti ad andare vicinissimo al gol del vantaggio. Ancora il numero 16 al 40esimo serve Tomassini, conclusione deviata che si spegne in corner con Cercelluti impossibilitato a ribadire in rete perché in fuorigioco. Nella ripresa gli sforzi dell'11 di Amaro vengono subito premiati dopo soli 60 secondi e lo stesso Tomassini a incornare la sfera e a battere finalmente l'estremo difensore marchigiano. Sempre la rete di casa potrebbe raddoppiare 3 minuti dopo, ma il suo pallonetto è alto sopra la traversa. Il Castelfidardo prova a rispondere al 52esimo, Montagnoli innesca pedalino, la sua girata però non beffa Giachetta. Sempre gli ospiti ci riprovano al 65esimo con un'azione insistita in area. Calabrese scarica al centro, Marianeschi è provvidenziale ad anticipare un avversario a porta spalancata. Gol mangiato, gol subito. Al 75esimo Pezzotti evita Mantini. Cioccolatino al centro che Tomassini deve solo confezionare in rete. Incornata perfetta sulla quale non può nulla Bottaluccio. 2-0 è partita chiusa per la gioia del Mariani Pavone. L'ultimo squillo porta la firma di Calabrese. Destro dinamitardo da distanza siderale che si spegne di poco alto. Non succede più nulla. Un Castelfidardo in silenzio stampa si arrende al Pineto che ora può definitivamente sognare in grande. Con i 3 punti conseguiti oggi i teramani staccano il San Marino e volano a quota 50 punti agganciando la Vastese e inseguendo l'Aquila al quarto posto.
essere decisivo, dunque il derby di domenica prossima nel capoluogo abruzzese. Il campionato nazionale di Serie D Gironi F è giunto alla 31esima giornata con il duello al vertice tra Materica, regina del girone D, e la Vispesaro, che non molla ed è pronto a lanciare il guanto della sfida. C'è chi sgomita alla ricerca di punti preziosi per migliorare la classifica anche in chiave playoff, e sicuramente la San Giustese, con i suoi 45 punti già sistemati in cascina, può permettersi anche questo lusso. Ecco allora sulla strada dei calzaturieri il San Nicolò, che la classifica non premia come meriterebbe. Squadre schierate con i consueti moduli tattici cari ai due tecnici. La partita è affidata alla direzione arbitrale di Taricone della sezione di Perugia, assistito da Bertozzi di Cesena e Mastro Simone di Rimini. Partita che non delude le attese della vigilia. Sin dalle prime battute ospiti pronti ad attaccare e far capire quali fossero le intenzioni. Abruzzesi seguiti da ben quattro appassionati che si sono sistemati in tribuna scoperta. Davvero la passione non ha confini. Al 13esimo punizione della trequarti sinistra, calcia Petronio, ma la difesa di casa chiude la cerniera difensiva. Punizione al 20esimo, ancora Petronio, palla in area che Bontà mette alle spalle di Chiodini. 1-0 meritato per il San Nicolò. 22esimo angolo da sinistra, San Giustese che non regala nulla. La difesa ospite chiude ogni varco possibile per andare a bussare alla porta difesa da Cannella. Torna ad attaccare la San Giustese senza creare problemi concreti alla formazione ospite. 33esimo, ancora ad un passo dal gol gli abruzzesi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La San Giustese ci prova ancora ma non riesce a sfondare il muro difensivo del San Nicolò. Nella ripresa rientrano le due squadre con gli stessi assetti del primo tempo. All'ottavo ci prova Camillucci a tirare in porta, ma non inquadra la stessa. 13esimo, fallo nei confronti di Giampaolo, calcio di rigore che Moretti trasforma con abilità, anche se chiede aiuto ai legni della porta difesa da Chiodini. La reazione della San Giustese non si avverte. Mister Senigallesi richiama un paio di giocatori per mettere in campo forze fresche, Laringe e Villa. Pochi gli effetti concreti comunque in casa biancorossa. 26esimo, esce Marfella per far posto a Monaco, ma gli ospiti sono sempre più padroni del campo. Minuti finali con tanto entusiasmo ma poca concretezza, ed il San Nicolò porta via dal comunale 3 punti importantissimi per migliorare la classifica in chiave play out. Dopo 5 minuti di recupero tutti negli spogliatoi per il meritato riposo, sottolineando anche il palo centrato da Chiacchiarelli sul calcio di punizione. Pubblico delle grandi occasioni all'Aragona per il derby tra Vastese e Francavilla, in palio punti pesanti in ottica playoff. Colavitto manda in campo la solita formazione con Tedesco, che vince il ballottaggio con gli altri compagni del reparto d'attacco, e Pizzutelli, recuperato dopo l'infortunio di domenica scorsa. Nel Francavilla Iervese deve fare a meno di ben 4 infortunati: Dipinto, Amenta, Fofanà e Molenda. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alla cronaca della gara. La prima azione per i è della Vastese. All'ottavo minuto Leonetti offre una palla d'oro a De Feo, che calcia centrale da posizione favorevole, tutto facile per Fargione, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti. Banegas al 15esimo salta De Chiara, entra in area e fulmina Camerlengo con un mancino sotto l'incrocio. Da rivedere a rallenti il gesto tecnico del giocatore maglia 31. Al 40esimo il Francavilla ci prova con un calcio di punizione di Palumbo, conclusione non irresistibile e il portiere di casa fa buona guardia. Dopo 2 minuti di recupero la prima frazione va in archivio con il Francavilla in vantaggio 1-0. Gli ospiti per lunghi tratti hanno avuto il pallino del gioco in mano, mentre la Vastese si è affidata principalmente ad azioni di rimessa. Nell'intervallo protagonisti i bambini del settore giovanile biancorosso, i quali hanno fatto un festoso giro di campo accompagnato dagli applausi del pubblico presente. Nella ripresa
casa il Francavilla riparte forte al settimo, azione individuale di Baba che tenta la conclusione da posizione defilata. Bravo il numero uno di casa a disinnescare la conclusione. Al tredicesimo minuto ospiti vicini al raddoppio, dialogo stretto tra Banegas e il neo entrato Alexic. Il numero 10 incrocia con il sinistro, la palla sfila di un soffio al lato del palo. Al sedicesimo è Palumbo a piazzarla da fuori, tutto facile per Camerlengo. Gli ospiti sembrano averne di più, la Vastese si butta in avanti e viene punita. È Palumbo al 29esimo a fare il 2-0 grazie a un assist al bacio e a trasformare un quasi rigore in movimento, 2-0 per il Francavilla. La Vastese non ci sta e con orgoglio torna a spingere. Al 35esimo Bittaglie se ne va sull'out di sinistra e viene steso. Per l'arbitro Bianchini è rigore, sul dischetto va Fiore, ma Fargione intuisce. Sulla respinta va lo stesso Capitano che gonfia la rete, accorcia le distanze, 2-1 e partita riaperta. Ma dopo 5 minuti di recupero all'Aragona fa festa il Francavilla contro una Vastese che ha peccato di lucidità e convinzione. Per i biancorossi arriva un nuovo stop dopo due vittorie consecutive.